Amici e amiche carissime, do il benvenuto a tutti a un nuovo ciclo di catechesi che avevo già annunciato al termine di quelli che si sono appena conclusi, e dedicato questo all'amplissima tematica dei vizi e delle virtù. Diverse volte avevo ricevuto qualche sollecitazione di un discorso, diciamo così, ampio, che completasse un po' la tematica, chiamiamola, che se questo termine non mi fa proprio impazzire, morale in senso ampio, cioè desiderando qualche anima, avere qualche indicazione, diciamo così, per un cammino autentico verso la santità, cioè, oltre ai 10 comandamenti, come dobbiamo regolarci, ecco, quindi come ci si può incamminare in un cammino verso la santità. È chiaro che cosa vuol dire la santità? La santità, insegna la nostra madre Chiesa, è l'esercizio eroico delle virtù cristiane. Esercizio eroico, quindi portato a livelli estremi, a livelli fuori del normale, fuori del comune, quindi grossi, significativi, rilevanti. È chiaro che per esercitarle le virtù bisogna, come sempre, possederle, quindi bisogna conoscerle, bisogna averle e bisogna un attimo avere la cognizione di cosa siano, come crescono, come si acquisiscono quando sono acquisite, come si implementano e avere anche una percezione, tra l'altro, di quali sono i vizi contrari, perché vedremo che ogni virtù ha uno o anche più vizi opposti. Insieme alle virtù, che è un discorso molto ampio, stasera la introduciamo, spero, in maniera più esaustiva possibile, c'è anche un parallelo discorso da affrontare soprattutto sui 7 vizi capitali. Vedremo che i vizi e le virtù vanno ben oltre le 3 virtù teologali e le 4 virtù cardinali e i 7 vizi capitali. Però è chiaro che una trattazione organica di questi va fatta con estrema puntualità, con estrema attenzione e cercheremo di farlo anche questo. Seguirò nella tematica, nella trattazione, uno dei più grandi geni, a mio avviso, che ha realizzato una sistematizzazione di questo materiale assolutamente magistrale e completo. Io non ho trovato sinceramente mai nessuno che anche a me personalmente mi abbia fatto capire non soltanto che cos'è una virtù e che cos'è un vizio, ma anche quali sono le singole virtù. E questo è molto importante anche per il nostro esame di coscienza, per vedere un po' come stiamo messi. Quali sono le singole virtù e quali sono i singoli vizi? Quindi, cioè, perché le virtù certamente vanno implementate e i vizi vanno combattuti, vanno, le erbacce vanno sradicate, vanno tolte dal nostro territorio. Ma dove vado a mettere le mani? Evidentemente il discorso sulle virtù e sui vizi ha alla base, magari cercheremo di dire qualcosa già stasera, vediamo un po' l'articolazione di questa introduzione come si va strutturando. Alla base di questo discorso c'è un aspetto fondamentalissimo della vita cristiana che oggi, per la verità, non sempre, a cui oggi, per la verità, non sempre viene data la debita attenzione, è un po' messo nel dimenticatoio, che è quella che si chiama tecnicamente l'ascetica. Ascetica è una disciplina fondamentale, non soltanto teologica, ma soprattutto poi pratica, perché l'ascetica ha senso solo se si mette in pratica. Perché ascetica viene dal greco askesis, che significa di per sé stesso allenamento. Allenamento significa che la nostra anima ha delle leggi di crescita analoghe a quelle del corpo, molto analoghe, cioè il nostro corpo deve essere anzitutto alimentato. Altrimenti il nostro corpo non vive. Il nostro corpo deve mangiare e deve
bere. Sarà un caso che il nostro Signore Gesù Cristo, istituendo l'Eucaristia, ha consacrato, oltre che per le altre tante motivazioni, il pane e il vino. E nella Bibbia si usano: se non mangiate la mia carne e non bevete il mio sangue, ci sono l'immagine dell'acqua viva, c'è l'immagine del pane del cielo. Quindi la nostra anima deve vivere anzitutto, e la vita della nostra anima, e questo non si sfugge da qui, quindi rimando al ciclo di catechesi precedenti, che è la sana dottrina cattolica, sono i sacramenti e la preghiera. E per chi vuole approfondire questi due aspetti, sui sacramenti sono intervenuto recentemente, appunto con un ciclo di catechesi che molti conoscono, che si chiama La Sana Dottrina Cattolica, dove sono stati affrontati i 10 comandamenti e i 7 sacramenti, mentre sulla preghiera c'è un ciclo di catechesi un po' datato, perché ha circa 5 anni, non ho avuto neanche molto tempo di andarlo a ricontrollare, a rivedere, perché sapete, la vita di un sacerdote, come la vita di ogni essere umano, cresce col passare del tempo. Quindi si passa da un'età, come dire, acerba, ad un'età giovanile, ad un'età matura. Quindi io non è che mi sconosco ciò che ho detto 5 anni fa. Non sempre è certo che ridirei le cose che ho detto 5 anni fa allo stesso modo oggi. Ecco, però la sostanza, quindi non ho ricontrollato, però spero di non aver detto troppe sciocchezze. Per chi volesse approfondire il tema della preghiera, c'è questo ciclo di catechesi, la preghiera cristiana. Quando dico cicli di catechesi, per chi non lo sapesse, però ogni tanto fa bene ricordare, vorrei ricordare in questa puntata introduttoria, poi non tornarci più, che il mio materiale, diciamo così, tra virgolette, chiamiamolo apostolico, cioè frutto del mio apostolato, che per una serie di motivazioni che dipendono a quanto ho compreso dalla volontà di Dio, trova nei nuovi mezzi di comunicazione un canale privilegiato. Questo è cosa che ormai avviene da, credo, 13 o 14 anni. 13 anni sicuramente, insomma, sono stato uno dei pionieri, grazie alla conoscenza di una figura di santo che ha enormemente influenzato sulla mia vita, che è stato San Massimiliano Maria Kolbe, e quindi la sua intuizione dell'apostolato attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Quindi, quando dico che il mio materiale è online, per online intendo, numero uno, non in ordine di importanza, il mio canale YouTube. Sul mio canale YouTube ci sono i video di queste mie catechesi, che sono organizzati tramite playlist. Se dico il ciclo di catechesi La Sana Dottrina Cattolica, vuol dire che si deve entrare sul mio canale, andare dove sta scritto playlist, cercare La Sana Dottrina Cattolica, dopodiché le catechesi sono tutte quante contenute in ordine, adesso non mi ricordo se crescente o decrescente, cioè se uno va alla testa o alla fine della playlist, trova la prima puntata e poi scorre in alto o in basso, a seconda di come stanno, sono disposte. Adesso non me lo ricordo, ma non è difficile capirlo, anche perché se uno clicca poi nella descrizione c'è scritto se è per la prima puntata o se è l'ultima, e se le sente tutte, se vuole, insomma, quindi carità. Quindi questo per quanto riguarda il canale YouTube. L'altra fonte, diciamo così, primaria, è il mio sito web www.leonardomariapompei.it. Questi miei interventi si trovano sul mio sito web attraverso la modalità del podcast, appoggiandosi a una piattaforma di podcast che si chiama Spreaker, che praticamente li spara, li condivide nell'area del mio sito web denominata podcast. Quindi, se uno preferisce non guardare un video, che è un video comunque, tanto la faccia mia, meno la vede, meglio sta, ma si vuole sentire una catechesi, che ne so, con le cuffiette, quando sta in giro, quando sta in macchina, quando vuole, sul sito i podcast sono udibili in streaming, quindi cliccando il tasto play, oppure si possono scaricare. Più ancora fruibile del sito, specialmente per chi usa smartphone, tablet e iPad, sono le piattaforme podcast. No, quella che io uso principalmente è Spreaker, perché Spreaker
è una fonte sorgente da cui poi si possono diffondere i podcast su altre piattaforme. Quindi su Spreaker si trovano tutte le mie catechesi degli ultimi 5 anni che sto dicendo. Da Spreaker partono fondamentalmente su Spotify e su Apple Podcast. Diversi podcast sono anche contenuti su Google Podcast. Queste sono un pochino le piattaforme. Quindi quando dico ciclo di catechesi della Sana Dottrina Cattolica, come dà il titolo alla playlist sul canale YouTube, così sul mio sito web, sulle piattaforme podcast, bisogna cercare lo show, si chiama così tecnicamente, La Sana Dottrina Cattolica, che lì si troveranno tutte quante le puntate in ordine cronologico. Uno può ascoltarle in streaming oppure anche lì cliccare il download e salvarsele sul telefonino. Volevo dire un'altra cosa per quanto riguarda i podcast, perché per quanto riguarda i podcast, quindi quando si usano le piattaforme podcast che ho nominato, quindi Spreaker, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, al podcast ci si può iscrivere o abbonare, cambia il termine a seconda della piattaforma. Che cosa vuol dire iscriversi a un podcast o abbonarsi? Questo è importante soprattutto quando c'è un ciclo di catechesi in corso, che quando esce una catechesi nuova, se tu sei iscritto o abbonato, te la trovi automaticamente sul tuo telefonino. O addirittura puoi anche selezionare la spunta, che quando c'è una catechesi nuova ti arriva una notifica. Guarda che lo show Vizi e Virtù, che sarà creato adesso nei prossimi giorni, ha una nuova catechesi. E tu vai, te la clicchi quando vuoi, te la senti e così insomma. Ecco, ci tenevo a fare anche questa carrellata in modo tale che chi vuole ogni tanto mi chiedono dove trovo questo, dove trovo quell'altro, mi arrivano le mail. Io capisco insomma che non tutti hanno una, come dire, attrezzatura e una preparazione, diciamo così, tecnologica adeguata, però se si imparano ad adoperare questi mezzi consentono una ottima organizzazione anche del materiale. È chiaro che bisogna imparare, impratichirsi un po' per adoperarli. Ecco, io cerco di fare il meglio possibile, nel senso di cercare di fornire un materiale organico e facilmente fruibile, ordinatamente disposto, in modo tale che a chi interessa possa, come dire, giovare il più possibile al bene della propria anima. Chiusa questa lunga parentesi, ritorniamo all'ascetica e alla struttura della nostra anima che funziona come il nostro corpo. La nostra anima funziona come il nostro corpo, quindi il nostro corpo, la prima cosa che fa, mangia e beve. Si mangia e si beve attraverso i sacramenti e la preghiera. Quindi su questo non c'è proprio nessuna possibilità. Cioè, chi non vive una vita sacramentale e di preghiera almeno minima, non può, come dire, Gesù ha detto nel Vangelo di San Giovanni, se uno non rinasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Non fa riferimento solo, anche se principalmente, evidentemente al battesimo, cioè senza la grazia di Dio, tu nel regno di Dio non ci entri, dice in due parole. Ma la grazia di Dio non è che si riceve semplicemente una volta per sempre nel battesimo, perché anche la grazia di Dio è soggetta, come vedremo, e come vizia le virtù, a ondulazioni, cioè la grazia di Dio può crescere, può diminuire o si può perdere. Quindi, come cresce e come si custodisce? Attraverso i sacramenti e la preghiera. Come si perde quel peccato mortale? Quindi, tutte queste cose le dobbiamo sapere. Come diminuisce col peccato veniale? Come non accresce? Come non cresce? Con le imperfezioni. Ecco, quindi queste cose poi con questi termini. Magari ulteriormente un po' impratichiremo nel corso di questa catechesi. Oh, attenzione, al nostro corpo però non basta mangiare e bere, il nostro corpo deve anche tenersi tonico. Ecco, non è detto che debba andare in palestra a fare chissà quali grandi esercizi atletici e diventare un culturista con i muscoli super definiti o diventare un campione di tennis o di calcio. Però il corpo un minimo, cioè, sappiamo benissimo, no? Che se un corpo non si muove mai, sta tutto il giorno a letto, seduto, si atrofizza. Oggi i super esperti, che sono quelli che poi fanno anche
le applicazioni per gli smartwatch dicono che 30 minuti al giorno e 10.000 passi al giorno bisogna farli per garantire al corpo un minimo, ecco, di buona salute. Ecco, questo vale anche per l'anima, perché se noi non facciamo esercizio nell'anima, la nostra anima non cresce, cioè il nutrimento che noi riceviamo dai sacramenti e dalla preghiera serve a fare in modo che la nostra anima possa agire ed operare, lavorare su di sé, oltre che per tante altre cose, per crescere nelle virtù e per distruggere, svellere ed estirpare i vizi. Senza la grazia di Dio questo non si può fare. Con la grazia di Dio si può fare, bisogna però certamente imparare anche dove e come. Ecco, questo è compito di quella branca particolare della teologia che si chiama, come accennavo, l'ascetica. Ascetica che è proprio il compito di fornire al fedele, al battezzato, al cristiano, i mezzi e gli strumenti per raggiungere l'eroicità nella pratica delle virtù, cioè la santità, ecco, e nel cercare di distruggere e svelare il più possibile i vizi. Allora, in generale, quindi passiamo un attimo adesso alla introduzione un pochino specifica del nostro percorso, no? Allora, le virtù cristiane principali, tutti quanti sanno che sono le tre virtù teologali, cioè la fede, la speranza e la carità, e le quattro virtù cardinali, cioè la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. A queste sette, diciamo così, virtù principali, perché adesso poi vedremo che sono connesso un arcipelago, ecco, di virtù, si chiamano per esempio quelle cardinali, come vedremo, perché sono come i cardini di una porta. Ma il cardine ha ragione di esistere se c'è attaccata la porta. Quindi, attaccato al cardine di quella virtù, c'è un fascio, come vedremo, di virtù connesse o di cui, proprio in cui quella certa virtù si sostanzia, quindi le parti si chiamano tecnicamente di quella virtù, che ne esplicano il contenuto positivo, e lo dovremo vedere. A fronte di queste sette virtù ci sono i sette vizi capitali. Catechismo, no? Penso che tutti quanti li ricordiamo: li enumero: la superbia, l'avarizia, la lussuria, l'invidia, l'ira, l'accidia e la gola. Dovremo certamente affrontare anche queste. Pochi sanno che, per esempio, oltre alle tre virtù teologali e alle quattro virtù cardinali, ci sono cinque virtù intellettuali umane: l'intelletto, la sapienza, la scienza, le arti e i mestieri e la prudenza. Si vede già, la prudenza è la quinta virtù intellettuale, ma è anche la prima virtù cardinale. Queste virtù intellettuali sono molto importanti, certamente accenneremo anche a loro, perché strutturano adeguatamente e in maniera fondamentale la nostra intelligenza, da cui parte ogni tipo di operazione interiore. Perché se una cosa non la conosci, è impossibile sia che la desideri, sia che la ami, sia che la acquisisci e sia che la pratichi. Ecco. Poi ci sono le 10 virtù morali, che sono quelle attraverso le quali la volontà, si chiamano morali, regola e domina le passioni. Anche qui, cosa sono le passioni? Qui dobbiamo fare riferimento a un altro ciclo di catechesi, così nell'arcipelago del mio materiale, quando
L'altro ciclo di catechesi da poco terminato, al momento in cui sto facendo questa diretta, si chiama Dal non senso alla vita di cielo. Dal non senso alla vita di cielo è un ciclo di catechesi che dovrebbe aiutare una persona in qualunque stato e condizione di vita si trovi in un certo momento, fosse anche una situazione derelitta, disperata, lontana da Dio, ad aprirsi alla speranza e a comprendere che è possibile intraprendere un itinerario di conversione, di guarigione, di liberazione, di santificazione, che ti porti gradualmente da una situazione disperata di morte ad una vita santa. Chiaro che in questo contesto non ho potuto, come dire, ho accennato alcune cose, no? Perché altrimenti sarebbe diventata una cosa gigantesca. In questo ciclo di catechesi ci sono degli approfondimenti utili per comprendere un pochettino come siamo fatti, anzitutto, cioè come è fatto l'essere umano. Io sto già parlando questa sera di intelletto, di volontà, di passioni. Che sono tutte queste cose? Allora, se uno cerca il ciclo di catechesi dal non senso alla vita di cielo, vedrà che a un certo punto, non subito, quando c'è tutto quanto il discorso di quello che ci portiamo dietro del nostro passato, eccetera, eccetera, ma a un certo punto, quando si deve cominciare appunto il percorso, c'è una descrizione anzitutto di come è fatto l'uomo, perché noi dobbiamo anche co conoscerci, quindi una descrizione di come è fatto l'uomo secondo le risultanze dell'antropologia e della psicologia tradizionale cristiana cattolica. Quindi, che cos'è una passione? Che cos'è l'intelletto? Cosa sono le facoltà interiori? Cosa sono le facoltà spirituali? Cos'è la memoria? Cos'è la volontà? Cosa sono i sensi interni? Cosa sono i sensi esterni? Quali sono le emozioni? Come il peccato originale ha alterato e ha disordinato tutto il nostro mondo interiore e quindi come lo si riordina, si trova nella parte centrale di questo ciclo di catechesi per chi volesse approfondirla. Ora, le virtù morali sono quelle attraverso cui, attraverso gli atti della nostra volontà, vengono regolate le 11 passioni che noi abbiamo e anche queste vengono descritte sempre in quella parte del ciclo di catechesi che ho appena descritto. E sono la fortezza, la temperanza, la liberalità, la magnificenza, la filotimia, la magnanimità, l'affabilità, la veracità, l'eutrapelia, la mansuetudine. Ecco. E infine, l'undicesima, perché sono 11 le passioni, la giustizia, che ha il compito di regolare tutti gli atti dell'uomo nei confronti degli altri. Quindi questo è un pochino, a fianco alle virtù, la tradizione della Chiesa ha anche individuato alcune ulteriori, ulteriori, come dire, aree di santificazione. Quella pochina più comunemente conosciuta sono i sette doni dello Spirito Santo, quelli che ci vengono infusi in particolare con la cresima, i frutti dello Spirito Santo, i 12 frutti dello Spirito Santo, che è una cosa meravigliosa, che sono i segni più grandi che la grazia sta abitando e operando in noi. Per questo si chiamano frutti, no? Gesù dice nel Vangelo: si riconosce l'albero dai suoi frutti. Se tu produci certi frutti, vuol dire che lo Spirito Santo è in te. E infine, questo lo vedremo tra qualche giorno, grande celebrazione del 1º novembre, le 8 beatitudini: la povertà di spirito, la mitezza, il piangere secondo Dio, gli afflitti, la fame, la sete della giustizia, la misericordia, eccetera, eccetera. No, ecco, questo è un po' tutto, diciamo, il mare che dovremo insieme percorrere e attraversare. Io spero che tutto questo possa essere di aiuto perché sappiamo bene che, come in tutte le cose, ecco, così cominciamo a introdurci un pochettino dentro la dimensione ascetica, no? E anche dentro il primo step di questo nostro percorso, che io volevo proprio cominciare presentando le virtù intellettuali. Perché le virtù intellettuali? Perché le virtù intellettuali sono quelle per mezzo delle quali il nostro intelletto recepisce le cose che sono fondamentali per poter
vivere cristianamente per potersi governare. Cioè, senza la conoscenza, questo vale in tutte le cose, non è possibile la vita. Noi non possiamo, cioè, se io non ho studiato la legge, non posso fare l'avvocato, d'accordo? Faccio l'avvocato se ho studiato la legge. Se io, per esempio, questa sera sto parlando, no? Sto parlando di alcune cose, ma io non, perché posso parlare di queste cose? Perché si spera che a suo tempo e poi rispolverando nel corso del tempo determinate cose io le abbia acquisite, altrimenti non potrei parlarne. Quindi la conoscenza, dice la Sacra Scrittura, un passo molto molto bello dell'Antico Testamento, dice: il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Oggi, in modo particolare, soprattutto tra i fedeli, c'è un grandissimo problema, proprio endemico, di mancanza di formazione cristiana. Io questo, è la seconda volta che lo cito nello stesso giorno, non soltanto appreso dall'esperienza e constatato innumerevoli volte, quindi che c'è proprio questa strutturale carenza di formazione, ma era uno dei punti fondamentali che ci raccomandava da giovanissimi preti, e prima ancora da seminaristi, il vescovo che mi ha ordinato, l'attuale cardinale Giuseppe Petrocchi, arcivescovo dell'Aquila. Lui diceva sempre: date tempo, spendete la vostra esistenza sacerdotale soprattutto nella formazione, formazione, formazione. Lui ripeteva sempre questo mantra: formazione, formazione, formazione. Formazione, formazione, formazione. La gente non è cristianamente formata. Se non è cristianamente formata, non c'è nessuna speranza che noi possiamo vedere dei cristiani che vivano. Io questo l'ho constatato innumerevoli volte. Faccio un esempio sciocco: se tu non c'hai una coscienza morale formata, ma quando vai a confessarti, ma tu che gli racconti al confessore? Non gli racconti quasi nulla, nel senso che il massimo che succede, che potrai dire, forse, posso dire, perché alcune cose le sanno pure, insomma, i muri. Se uno bestemmia, la bestemmia, diciamo, generalmente tutti quanti sanno che è una cosa che non si deve fare, d'accordo? Già se uno va sulla parolaccia, non tutti i cattolici sono ben formati sul fatto, insomma, che questo mare di fango e di volgarità da cui siamo sommersi non è soltanto una cosa che è maleducazione, quindi però è una maleducazione, però davanti a Dio non è niente. Non è che è proprio così, avremo modo di vederlo, no? Però oltre a questo, che te vai a confessare? D'accordo? Quindi oggi c'è proprio una situazione misera. Attenzione, non è soltanto un problema di che cosa ti vai a confessare, attenzione, perché se noi non siamo ben formati, che cosa succede? Che nella vita non possiamo produrre frutti di autentica conversione e santità. Quindi quello che facciamo, cioè, se non c'è una formazione, l'uomo lasciato allo stato brado dopo il peccato originale, ordinariamente produce frutti marci. Cioè, San Tommaso d'Aquino dice, fuor di metafora, che se tu non ti metti in grazia di Dio, non ti formi un po', accumuli peccati mortali su peccati mortali. Peccati mortali, come dire, è una parola un po' grossa, perché peccati mortali, per fare un peccato mortale in senso stretto, oltre che a una cosa grave, ci deve essere anche la piena avvertenza, il deliberato consenso. Anche qui rimando ai cicli di catechesi già fatti, insomma, su questa materia, qui in particolare alla sana dottrina cattolica, quando prima di introdurre i comandamenti ho introdotto proprio il concetto di peccato in ambito cattolico. Quindi, che cos'è un peccato mortale, che cos'è un peccato veniale, e quali sono le differenze, quali effetti producono, eccetera, eccetera. Tu queste cose però le sai nella misura in cui le acquisisci. Se uno approfondisce 10 comandamenti, generalmente, questa è l'esperienza, me lo insegna. Se tu gli fai un ciclo di catechesi come Dio comanda sui 10 comandamenti, chi lo ascolta
sicuramente al termine di quel ciclo di catechesi sentirà il bisogno di andarsi a confessare, perché si accorgerà che dal punto di vista oggettivo, anche se non se ne rendeva perfettamente conto, ha commesso un sacco di peccati. Non aveva la piena avvertenza, a volte magari un pochino ce l'aveva, ma come sempre facciamo, un po' per tante ragioni, soffochiamo, diciamo così, la nostra coscienza. Quindi, però, al termine di questo ciclo andrà a fare questa, e non soltanto andrà a fare questa cosa, ma se poi c'è un po' di buona volontà, da quel momento in poi alcuni peccati, se ha capito la dinamica del peccato, il male del peccato, comincerà a non farli più. Quindi, ad astenersi dal male e a praticare il bene contrario, no? Ecco, quindi è importantissima la formazione. Ecco perché molto molto volentieri cominciamo questo percorso e cominciamo appunto dalle cinque virtù intellettuali. Vediamo se riusciamo ad approfondirle questa sera e poi concludiamo. Spero di aver detto tutto quello che volevo dire, diciamo, in questa rapida introduzione, no? Allora, le cinque virtù intellettuali, l'ho già accennato, sono l'intelletto, la sapienza, la scienza, gli arti e mestieri e la prudenza. Allora, ho detto che seguivo San Tommaso. E cominciamo a dire che cos'è l'intelletto? L'intelletto, lui dice, è l'abito speculativo per mezzo del quale si conoscono immediatamente i primi principi. I primi principi della logica. Si tratta di principi per sé noti e conosciuti dall'intelletto in maniera istantanea. Attenzione. Ho letto la definizione di questa virtù perché compare subito un termine che è fondamentalissimo nella nostra trattazione, che è quello di abito. Abito in latino è habitus. È un termine, diciamo così, che significa abito? Allora, pensiamo agli abiti che portiamo addosso, d'accordo? L'abito noi lo portiamo addosso in maniera, come dire, stabile, no? L'abito noi ce lo mettiamo la mattina e ce lo togliamo la sera. Sappiamo anche che l'abito, attenzione, manifesta molto bene la nostra persona. C'è un proverbio che dice: dimmi cosa fai e ti dirò che sei. Si potrà dire anche: dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei. Nel nostro vestire c'è molto di noi stessi, anche nei preti e anche nei religiosi, capite? Senza fare polemiche, voi pensate, no? Vedi un prete in talare, vedi un prete in clergyman, vedi un prete in abiti borghesi. Oggi si vedono queste tre cose. Pensa e rifletti tu all'effetto che ti fa vedere un prete in talare o un prete in clergyman oppure un prete in borghese. Allora, questo per dire che l'abito, allora, è una disposizione stabile, dice San Tommaso, secondo la quale uno è disposto ad operare bene o male in se stesso. O il rapporto ad altro. Da abito, dal termine abito, deriva anche l'abitudine, il termine abitudine, quindi abito, abitudine. Allora, che cos'è una virtù in generale? Prima di parlare di... La virtù è sempre un abito, cioè una buona abitudine della persona con cui si vive rettamente. Questa è una virtù. Attenzione, la virtù si distingue, l'abito, quindi si distingue dall'atto. Faccio un esempio, no? L'atto è ciò che manifesta la virtù. Se io, per esempio, ho la tentazione
di vedere un video sconcio. Non lo vedo. Cosa sto facendo? Non ho commesso un atto impuro, quindi con gli occhi, vedendo una cosa sconcia. Quindi questo è un atto. Ma cos'è che sta dietro quell'atto? La virtù della purezza. Perché se non avessi la virtù della purezza, ma avessi dietro di me il vizio della lussuria, così ci introduciamo, sicuramente quel video me lo sarei guardato e avrei commesso un atto impuro. Ok? Allora, il vizio e la virtù è ciò che sta dietro ai nostri atti. È chiaro che se io dietro mi acquisisco, mi faccio, mi costruisco una abitudine buona, ecco perché è così importante questa materia, gli atti che farò saranno buoni. Perché gli atti stanno alla virtù, come il frutto sta all'albero. Ecco perché Gesù dice: da nessun albero buono escono frutti cattivi e da nessun albero cattivo escono frutti buoni. Se invece le mie abitudini sono cattive, quindi sono viziose, gli atti che io produrrò saranno cattivi. Spero di essere stato chiaro. Questa è proprio una distinzione proprio assolutamente fondamentalissima, eh? Perché l'intelletto, cioè l'intelletto non tutti quanti ce l'abbiamo l'intelletto, l'intelletto è innanzitutto una facoltà, no? In che senso l'intelletto è una virtù? Lo diciamo anche nel parlare comune. Cioè, ti funziona il cervello? Lo sai far funzionare il cervello? Perché mica a tutti funziona il cervello, eh? Non a tutti funziona il cervello. Il cervello funziona se applica correttamente le leggi di una grande scienza della filosofia che si chiama la logica, i cui primi principi sono quelli che prima ho enunciato. Adesso non vorrei rendere il discorso troppo troppo filosofico e troppo troppo complicato. Faccio sempre un pochino di esempi, no? L'identità è una non contraddizione del te. E il terzo escluso. Io non posso, per esempio, dire nello stesso tempo e sotto lo stesso aspetto che una cosa è che qualcosa è una cosa e il suo contrario. Cioè, per chi vede adesso il video, prendo un rosario in mano. Questa corona del rosario è bianca. Perché è evidente che sia bianca, è evidente che questa è una corona del rosario ed è bianca. Io non posso dire che quello che ho in mano è una penna ed è nera, perché se dico che questa cosa che ho in mano è una penna ed è nera, io non sto facendo funzionare il cervello, l'intelligenza. Allora, l'intelligenza è una cosa che si educa. A ben ragionare si impara. E ripeto, il ben ragionare presuppone la capacità di analizzare un problema, focalizzare un problema, argomentare un problema sulla base dei principi, ripeto, ferrei della logica. D'accordo? Vi faccio subito un esempio molto molto attuale. Su tanti temi di stretta attualità ci sono diverse persone, a me questo è successo, mi chiedono consigli, pareri e cose di questo genere. Io dico: guarda, figlio mio o figlia mia, il consiglio e il parere io non te lo posso dare. Perché per prendere delle decisioni su qualunque tipo di situazione, particolarmente quelle che coinvolgono la tua persona, la prima cosa che tu devi fare è informarti, formarti e informarti. Questa è un'operazione di onestà intellettuale. Se una persona dice: io non voglio sapere niente, che cosa sta facendo? Sta rifiutando di dare al suo intelletto
i criteri per poter operare un retto e corretto discernimento. E se fa questo, delle eventuali stupidaggini o mali commessi, ne risponderà. Perché non è che non poteva informarsi, ma non ha voluto informarsi. Questo basti per l'intelletto, imparare a ragionare. Oh, poi abbiamo le altre due virtù così importanti, la sapienza e la scienza. Sappiamo, no? Sapienza, scienza e intelletto sono anche doni dello Spirito Santo, oltre che virtù umane intellettuali. Poi, quando ci arriveremo, capiremo cosa fanno i doni dello Spirito Santo in relazione alle virtù, alle stesse virtù di cui sono anche dono. Ecco, speriamo di riuscire a farmi capire. Per ora non mettiamo troppa carne al fuoco. Che cos'è la sapienza? La sapienza è sempre un abito speculativo, speculum, specchio in latino significa un abito, lo potremmo chiamare sempre intellettuale, per essere un pochino più semplici, no? Quindi, per mezzo del quale si conoscono, per mezzo di altre nozioni, le realtà ultime. La sapienza è ciò che rende l'intelletto capace di apprendere le cose di Dio e di poi giudicare sulle cose in base a criteri divini e soprannaturali. Facciamo subito anche qui un esempio. Per chi va a messa la domenica, qualche domenica fa, forse addirittura la scorsa, c'è stato il Vangelo del giovane ricco. Episodio molto molto francescano. Se una persona lascia, vende tutte le ricchezze, le dà ai poveri e segue Gesù, che cosa sta facendo? Sta facendo un atto che agli occhi del mondo è una pazzia, è una stoltezza, perché secondo la sapienza terrena e umana è matto, si vende tutti quanti i soldi e rimane senza niente, perché dovrebbe fare una cosa di questo genere? Ma, secondo il Vangelo, sta facendo un atto di sapienza soprannaturale, divina, perché la sapienza divina che Gesù insegna afferma che se tu fai questo, non è che perdi tutti quanti i beni, tu i beni non li perdi perché li trovi 100 volte tanto in questo mondo, insieme a persecuzioni, ma avrai poi la vita eterna. Capite? Quindi quando uno è sapiente vuol dire che ha avuto in dono, ha alimentato e ha acquisito la capacità di ragionare, non semplicemente di ragionare, ma di ragionare in maniera soprannaturale, di discernere quali sono i fini più importanti. Cos'è più importante per noi, altro argomento di stretta attualità? La conservazione della vita fisica o la vita eterna? Punto interrogativo. Cos'è più importante? Chi è il sapiente? Il sapiente è quello che mette al primo posto nella propria vita la cura della vita eterna. D'accordo? Ecco, basti questo. Facciamo oggi un incontro breve come prima introduzione su questa materia. Terza virtù intellettuale, la scienza. Oh, oggi la scienza, tutti quanti a parlare della scienza. La scienza con la S maiuscola che poi molto da vedere su questo termine. Questo a mio avviso è diventato uno dei termini più equivoci che sia stato usato negli ultimi anni, perché sono una trentina, quarantina d'anni che ci fanno una testa come un pallone, specialmente poi certi personaggi con scienza, 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 e tra l'altro l'uso del termine scienza non in senso come lo stiamo facendo noi, filosofico-metafisico, ma in senso galileiano. La scienza galileiana è un'applicazione specifica della virtù intellettuale della scienza in quanto tale, perché la scienza galileiana è una forma di conoscenza per cause,
riproducibili in laboratorio, quindi sperimentabili, che quindi ha il crisma dell'incontrovertibilità, evidentemente in questo mondo, perché c'è l'evidenza della prova. Questa è la scienza galileiana. Quindi, prima di dire che una cosa è scienza in questo senso, e basti vedersi su YouTube, rimando perché non posso fare una lezione su questo, i video del professor Zichichi, ci vuole l'osservanza rigorosa di questi criteri. Perché per dire scienza in questo senso ci vuole il 100%, non l'80%, non il 90%. Non il 95, non una probabilità. D'accordo? Perché la scienza di primo, di secondo, di terzo, di quarto livello, e poi addirittura si passa poi nel campo non più della scienza, ma delle teorie scientifiche. Una di queste, per esempio, tanto per dirne una, tanto per fare un po' di sana polemica, è l'evoluzione. L'evoluzione non è scienza, anche se tutti quanti dicono quello che dice la scienza. Andate a sentire i video del professor Zichichi. È teoria, è una teoria, è una ricostruzione, tra l'altro non incontrovertibile, di alcuni dati derivati dall'osservazione. Questo è l'evoluzione in senso stretto. Allora, in senso ampio, però, come la sapienza è l'abito speculativo per cui si conoscono le realtà ultime, la scienza è l'abito speculativo con cui si conoscono le realtà di questo mondo. Quindi tutte le scienze umane, tutto lo scibile umano di per sé, tutto, quindi una persona ha la scienza di qualcosa se quel qualcosa la conosce. Ok? Ecco, quindi, e attenzione, si ha una conoscenza in tutte le cose autentiche, questo lo diceva già il buon Aristotele, quando la conoscenza è una conoscenza per cause. Quindi tu c'hai la conoscenza di qualcosa, se quella cosa la sai spiegare, può anche trattarsi di una scienza umana. Per esempio, tanto per fare un esempio, se tu ascolti questa catechesi, se tu dici non ci ho capito niente, oh, vuol dire che o io non ho, come dire, preparato sufficientemente bene quello che sto dicendo, o non mi sono spiegato bene, o non ho la padronanza di quello che sto dicendo, oppure tu non hai capito bene. Perché se si ha la conoscenza di qualcosa, quella cosa sia in grado di spiegarla. Come dire, anche le realtà di fede, e la teologia appunto le studia sotto questo punto di vista, vanno spiegate. Spiegate vuol dire analizzate in base alle loro cause, perché la nostra fede divina e cattolica certamente non è scienza umana, non è scienza al modo umano, ma ha una sua rigorosissima logica intrinseca, ma rigorosissima. Cioè le verità di fede sono tutte quante interconnesse una con l'altro e formano, come dire, un depositum fidei, organico e al suo interno perfettamente logico e coerente. Questa è la conoscenza per cause. Sotto questo punto di vista, ripeto, la nostra formazione è proprio attingere informazioni motivate, quindi andare a acquisire la scienza necessaria per rettamente vivere. Altra virtù intellettuale, questa è un pochino da trattare con più, come dire, velocità, perché è una cosa specifica, sono le arti e i mestieri. Le arti e i mestieri sono quelle abilità morali per mezzo delle quali si acquisiscono degli abiti, attenzione, non più prevalentemente speculativi, ma operativi, cioè è sempre l'intelligenza che opera, ma opera in vista della realizzazione di un'opera d'arte o di un'opera, come dire, oggi la chiameremmo
artigianale. Cioè, una persona, io ringrazio Dio, le meravigliose persone che ho conosciuto e che operano, per esempio, nelle chiese, un artigiano che ti restaura una statua, che ti fa una suppellettile per la chiesa, che ne so, è un fabbro, un falegname, come fa a fare quelle cose? Perché ha una virtù intellettuale che mette poi in atto attraverso le mani, quindi attraverso l'operatività, ma deve essere capace però di fare quella cosa, quindi aver acquisito questa virtù. Ancora di più un artista, in senso stretto, quindi un pittore, uno scultore, quindi un pittore, uno scultore, cioè chi è? Punto primo, è una persona che è capace di avere un'ispirazione. Punto secondo, ha una tecnica che ha imparato ed è capace di mettere quell'ispirazione con più o meno abilità, a seconda di quanto è raffinata la sua arte, dentro un dipinto o dentro una scultura, dentro un affresco, dentro una tela, dentro un olio, dentro quello che vogliamo. Quindi, gli arti e mestieri furono definiti già da Aristotele come la retta ragione delle cose da farsi in relazione appunto alle singole discipline in cui le arti e i mestieri sono tantissime, sono suddivise. Oh, invece c'è l'ultima virtù intellettuale che è molto importante, che poi la riprenderemo più per esteso quando la tratteremo in quanto anche prima delle quattro virtù cardinali, che è la prudenza. La prudenza era definita sia da Aristotele e poi anche da San Tommaso l'auriga virtutum, cioè la prima delle virtù, perché per mezzo della prudenza noi possiamo ben operare e ben vivere. La prudenza è la retta ragione dell'azione da compiersi, cioè cosa faccio qui ed ora dinanzi a questa situazione, a questo problema, alla luce di queste circostanze. Capiamo quanto è importante questa virtù, no? Perché le dirige tutte quante, cioè se io devo fare un atto di giustizia, facciamo sempre come al solito un esempio, sto dinanzi a una legge, d'accordo? Venga a conoscenza, di una legge, magari non lo sapevo, che regola quella certa azione che sto per fare. Cosa faccio? La metto in pratica, non la metto in pratica, la legge, innanzitutto bisogna conoscerla, dopodiché bisogna vedere se quello che sto facendo è coinvolto dalla legge che ho conosciuto e se in queste circostanze io sono tenuto ad applicare quella legge o c'è un'eccezione, oppure c'è una condizione che mi rende impossibile in questo momento applicare questa legge X, Y, Z. Tutte quante queste operazioni sono sovraordinate, sono presiedute dalla virtù cardinale della prudenza, di cui della virtù cardinale della prudenza, che è anche la quinta delle virtù intellettuali, di cui ne abbiamo compreso, appena accennandolo, l'importanza. Bene, io vedo che è bene che ci fermiamo, la prima catechesi è sempre leggermente un pochino più breve. Spero di aver, come dire, introdotto esaustivamente il tema che affronteremo. Mi auguro e mi invito a pregare, insomma, chi ha seguito questa prima puntata, chi c'è intenzione di seguire anche le altre, che il Signore e lo Spirito Santo mi aiutino perché si possa fare un pochino di bene a qualche anima. Un sacerdote non esiste nient'altro che per questo, insomma, quindi se tutto questo può essere utile e giovevole alla santificazione di tante anime, è tempo ben impiegato. E altrimenti il Signore abbia pietà e misericordia, perché io ci ho provato e se non ci siamo riusciti, mi dispiace. Ecco, eventualmente fatemi sapere chi segue attraverso le mail, attraverso le cose, se c'è qualche consiglio, se c'è qualche cosa, insomma, se c'è qualche riscontro anche attraverso i commenti, sia ai podcast, ai video di YouTube, alle dirette, insomma, eccetera, no?
ringraziandovi di tutto, la mia benedizione. Questo sarà un appuntamento settimanale, per cui, perché il percorso, se sarò breve, insomma, non avete idea, cioè, idea di quanto è vasto, insomma, questo itinerario che si apre con questa sera. Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga, e se Dio vuole, ci vediamo alla prossima puntata. A presto.